Panasonic Lumix G90. Andiamo a vedere cosa contiene il pacco che vi arriva, che dice DC G90M. M sta per la versione che ha anche l'obiettivo in kit. Allora, questa era una versione FOBA, quindi con 4 anni di garanzia, che poi dovranno essere riscattati quando lo aprite. Questa è un unboxing un po' particolare perché io l'avevo già aperto, quindi alcune cose non corrispondono, ma vi farò sapere quali. Come vedete, c'è i 4 anni di garanzia, un posto dove andare poi a recuperare il codice prodotto, perché uno per il corpo e l'altro per l'obiettivo. Poi c'è un po' di manualistica anche in italiano. Poi vediamo che abbiamo altro. C'è l'obiettivo, il 1860 della Lumix 3556 con il suo paraluce. Poi abbiamo la batteria. C'è un cavetto USB-A a micro USB, quindi purtroppo non c'è USB-C, ma qua una cosa interessante è che ha il suo caricatore USB, e cosa particolare perché magari altre versioni non vengono così, c'è anche l'alimentatore USB. Da che è 1800 mAh a 5 volt, quindi non dobbiamo andare a utilizzare quello del telefonino, eccetera, ma abbiamo direttamente il nostro alimentatore USB direttamente nella scatola. Poi ci sarebbe lo strap da mettere al collo, io l'ho già inserito perché l'ho provata ieri la macchina, ma volevo farvi vedere cosa c'era dentro perché ho cercato in italiano degli unboxing e nessuno era soddisfacente, in realtà non mi diceva esattamente cosa c'era dentro la scatola. E poi il corpo stesso. Il corpo viene con un copri corpo, il posto dove va inserita la lente, dove va inserito l'obiettivo. Come vediamo, ha uno schermo ribaltabile e che si può girare e rimettere così oppure utilizzare così oppure così, che è molto comodo in questa maniera per quando vogliamo usare lo schermo per fare dei ritratti. Non mi dilungherò troppo anzi quasi per niente, sulle ghiere, sulle funzioni, perché non è questo il momento. Farò una recensione molto più approfondita più in là. Però quello che vi posso dire è che indubbiamente a primo acchito quello che si nota è il fatto che sia molto molto comodo l'impugnatura. Il corpo 520 grammi più o meno, compresa di batteria e di scheda, è abbastanza leggero. Diventa un po' sbilanciato quando ci si inserisce il 1860. Devo dire che mantiene una grandezza, una compattezza più
ragionevole, secondo me, se lo vogliamo usare come piccola macchina leggera da portarci in viaggio col 1232, che è un pancake, per cui è piccolino. Comunque, solo che il 1232 non ve lo posso far vedere perché è quello col quale sto registrando ora il video. Detto questo, questo è tutto. Spero, volevo farvi vedere solo una piccola cosa molto interessante di Ioanta che rivedremo. A parte il fatto di avere qua per mettere la scheda, quindi ha uno sportellino separato rispetto al vano batteria che invece è qua. E questo già è un vantaggio. Ok, ma soprattutto che gli ingressi di microfono e delle cuffie sono in posti diversi. Perché? Perché in effetti il problema è che quando se questa macchina, che è una gran macchina per fare vlog, se io collego un microfono esterno e la voglio usare in questa maniera, come vedete, lo specchio non copre l'ingresso del microfono. Che se fosse stato qua, naturalmente sarebbe stato un problema. Questo mi sembra già dare un'idea abbastanza precisa di quanto bene sia stata ingegnerizzata questa macchina fotografica che chiameremo ibrida, perché è una giusta, perfetta, forse via di mezzo tra una macchina fotografica di buone prestazioni e una videocamera di altissime prestazioni. Scopriremo nella recensione poi perché, quali sono le loro caratteristiche, perché dico che come videocamera ha delle future veramente interessanti. Anche se per me come fotografo magari non tutte sono essenziali.